siamo a Londra. È là che vuoi andare? È dall'altra parte. Qui siamo a Le Havre, in Normandia. Si legge in un passo del libro del profeta Isaia: dividete il pane con l'affamato, introducete in casa i miseri e i senza tetto, vestite gli ignudi, senza trascurare quelli della tua casa. L'autore, vetero testamentario, indica una terza via e insieme lancia una sfida. Indica una terza via perché prende le distanze sia da chiusure asfittiche che sono la negazione della vita, sia da una indigeribile pappa del cuore che spesso tradisce sensi di colpa. E insieme lancia una sfida, perché la terza via non è altro che il recupero della grande politica, la quale è virtuoso realismo, spietata capacità di analisi che si invera, poi, in progetti mai disgiunti dal riconoscimento del valore dell'altro. Accogliere lo straniero in casa propria, senza trascurare quelli che in essa sono nati, significa acquistare una nuova sintassi del pensiero, premessa indefettibile per una nuova prassi politica. Questa nuova sintassi e questa nuova politica hanno in realtà un nome antichissimo, Europa, la cui vocazione solidale da tempo è stata immolata sull'altare di parole quale austerity e fiscal compact. Una Europa consapevole della propria storia saprebbe realizzare politiche di accoglienza razionale in concerto con tutti i paesi che ne fanno parte e politiche di dialogo e di acculturazione degli stranieri, impensabili senza interventi massicci sulla scuola, sui servizi, sulla formazione e sul lavoro. Dinanzi a un crollo demografico che si presenta strutturale almeno nel lungo periodo e che avrà conseguenze sociali devastanti, l'Europa è a un bivio. O si richiude in un autismo suicidario o ricomincia a pensare. E pensa veramente chi ha una visione comunitaria, sottesa alla quale vi è l'ideale della salvezza non solo della nostra casa, ma anche della nostra città e del nostro mondo.